Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi siamo qui per parlare dei libri dei quali, sto facendo dei video dei quali, no, dei libri dei quali mi sono disfatta in tutti questi anni. Sia questo, sia il video insomma che vedrete la prossima volta, è un video che nasce con l'obiettivo di fare un po' di pulizia e soprattutto di rendermi conto di quanti libri io abbia letto e che magari insomma mi sono piaciuti oppure no, ma soprattutto rendermi conto di quanti libri io non abbia ancora letto. Quindi oggi partiamo dai libri, diciamo, che ho letto, non mi sono piaciuti e quindi me ne sono disfatta senza senso di colpa alcuno, mentre la prossima settimana vedrete un video sui libri che ancora mi mancano e là preparatevi perché la lista è veramente lunga. Ma non siamo ancora a quel momento, quindi direi comunque di partire subito perché sono un bel po' di libri, non me l'aspettavo, e quindi partiamo subito. Ovviamente vi ricordo di attivare la campanellina, di mettere mi piace, di seguirmi sui social, soprattutto perché ogni tanto sono latitante, per cui quando carico un nuovo contenuto almeno vi arriva la notifica e siete sicuri di essere aggiornati. Anche se prometto, insomma, prossimamente di essere più presente, più costante, però non dipende da me purtroppo, ma ci sono impegni improrogabili che non posso in nessun modo disdire o rimandare, quindi insomma ce la caviamo come riusciamo. Allora, vi dicevo che oggi parleremo dei libri dei quali mi sono disfatta in un arco di tempo che va dal 2018 al 2022, quindi in 4 anni, tra Libraccio e Bookmooch, che è il sito di scambi, a cui però aggiungiamo anche Vinted, perché da pochissimo sono su Vinted e a oggi ho venduto già un libro lassù. Quindi insomma, se a qualcuno di voi andrà, vi lascio giù in info box o comunque in sovraimpressione il mio account Vinted, il link, così potete insomma dare uno sguardo e spulciare un pochino. Allora, vi dicevo che non mi aspettavo di essermi liberata di tutti questi libri, perché abbiamo 47 su Bookmooch più 14, ok, lo sommiamo, tra Libraccio e Vinted, precisamente 13 su Libraccio e appunto 1 su Vinted. La somma quanto fa? 14 più 47, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, quindi 61, vale, sono persa, mentre contavo mi sono persa, vabbè, dovrebbe essere 60 libri più o meno, quindi insomma un bel risultato, non posso lamentarmi. Ed effettivamente quando sono andata sui profili per vedere quali libri avevo insomma dato via, molti non me li ricordavo proprio, altri ricordavo di averli letti ma li avevo praticamente aboliti dalla mia lista in qualche modo, e altri invece mi ricordo ancora bene di averli dato via, se per questo mi ricordo ancora di cosa parlano e ancora chi me li ha regalati oppure perché li ho comprati e poi li ho dati via, insomma. Quindi non ve li racconterò, non vi racconterò questi dettagli perché è brutto dire a una persona: ah, guarda, mi ha regalato questo libro e l'ho dato via. Però insomma, chi magari guarda questo video e sa di avervi regalato un libro, insomma, scoprirà. Però è chiaro che il regalo non fa la persona, ok? Quindi voglio dire, e c'è una bella differenza. Allora, partiamo subito. Su Bookmooch precisamente ho venduto 47 libri, mi ho scambiato 47 libri, perché quello è un sito di scambi di cui ho parlato in un vecchissimo video e ve lo lascio nelle schede. Tutto ebbe inizio con Eva Luna di Isabella Allende, di cui vi ho parlato recentemente nel video su, appunto, sull'autrice, dove però lì vi parlo di un altro libro, e questo è uno di quei libri che mi ricordo che non mi è piaciuto, mi fu regalato, appena l'ho dato via ho visto che su Bookmooch me lo richiesero, dissi: wow, che bello, finalmente me ne libero. E da allora insomma è iniziato, da allora posso dire che il senso di colpa nei confronti dei libri è drasticamente calato, perché mi sono sentita libera di poterli dare senza problemi. Quindi tutto è partito appunto con Eva Luna, seguito da Le Ateniesi di Alessandro Barbero. Secondo me un testo non uno dei suoi migliori, francamente, mi sembrava molto ripetitivo, lo so, non mi comunicava nulla, quindi via. La lettera di Victoria Hudgens, mi sembra, Vanessa Hudgens, è quella di High School Musical, però vabbè, una cosa del genere, anche lì banale.
Anna dai capelli rossi, l'ho dato via in una vecchia edizione perché volevo comprare quella nuova, Entity Verdi, e quindi insomma in quel caso è stato uno scambio, ecco, più che una vera e propria, un vero e proprio abbandono. Il segreto dell'imperatore, un romanzo storico ambientato nell'antica Roma, che comprai all'Isola d'Elba, ma in realtà io volevo un altro libro, mia madre mi disse no, comprai questo per ripicca, l'ho letto una volta, non mi ha detto niente e l'ho dato via. Poi un libro che racchiudeva Delitto e Castigo, Le notti bianche e Il giocatore, e a ripensarci forse lì ho sbagliato perché adesso ho Delitto e Castigo qui, e però mi rendo anche conto che era scritto molto piccolo, quindi mi affaticavo veramente tanto. La badessa di Castro, di Stendhal, una storia molto bella, devo dire la verità, di Stendhal, forse l'ho dato via perché poi alla fine, per questioni di spazio, in realtà mi tengo La certosa di Parma, che mi è piaciuta molto di più, e non so, sapete, ah no, ma forse l'ho dato anche a una mia amica, ora che ci penso, ah no, a una mia amica ne ho dato un altro, che qui non l'ho segnato, che si chiamava Una cosa col diavolo, c'era nel titolo. Vedete? Anche lì. Sì, non ricordo chi è l'autore, non ricordo nulla di questa storia, ma c'era diavolo nella parola. Vabbè. Casomai, cara amica, cara Luisa, ti chiami, se hai ancora quel libro lascialo nei commenti perché non me lo ricordo. Poi, Il segreto di Mirta, di Silvia Lo Russo di Linz, un libro che ho scoperto al Salone del Libro di Napoli, dove comprai anche Artemisia e gli occhi del diavolo. Un libro carino, ma non mi ha stupito francamente, quindi l'ho dato via. Le luci di settembre di Zafon, mi era arrivato per vie traverse, c'era anche una dedica, diciamo, proprio alla persona, quindi no, e per cui anche lì ho cancellato tutto. Balla sogna ama, che peraltro si è disperso nella posta, cioè non è mai arrivato a destinazione che io sappia, quindi vabbè, avrà ballato e si è perso. Poi Persuasione di Jane Austen, Io sono Dio di Faletti, Carmina di Catullo, I menù di Benedetta Parodi, Emma, sempre di Jane Austen, Ragione e Sentimento, quindi come vedete dei classici che però adesso ho ancora perché ho comprato un unico volume, quindi il mio obiettivo era disfarmi dei singoli volumi e comprare un'unica raccolta. L'eredità segreta, La chimera di Sebastiano Vassalli, I Borgia di Alexandre Dumas che non mi è piaciuto, Orgoglio e pregiudizio, due libri di Paolo Mieli, L'arma della memoria e I conti con la storia, e questo se vi ricordate ve ne avrò parlato veramente in uno dei primi autori del mese, La tenda rossa, i tre libri appunto sull'antica, sulla battaglia di Salamina, quindi 300, cioè meglio, sulle guerre persiane, quindi 300, Marathon e Salamina, anche qui perché ho comprato l'edizione unica, ovviamente. Arabesque di Alessia Gazzola, mi sembra, sulla saga di Alice Allevi, Agnes Grey, di una delle sorelle Bronti, Mi piaci da morire di Federica Bosco, questo non so perché l'ho dato via. Perché gli altri due li ho ottenuti, forse perché gli altri due fanno parte di una raccolta, questo così non mandava. Le ho mai raccontato del vento del nord e l'altro volume associato di cui non ricordo il titolo, quindi insomma, però veramente una palla, quindi no. Il palazzo degli incontri, di cui peraltro vi ho fatto anche una recensione, però poi l'ho dato via perché anche là carino, ma nulla di straordinario. L'ufficiale e la spia di Robert Harris. Pronto e indossato di Lavinia Biagiotti, Quando l'amore nasce in libreria, questo proprio via via, La scelta di Sophie, ecco La battaglia di Salamina, ah, quindi già l'avevo messo La battaglia di Salamina, vabbè, sono stata brava, quindi i libri sono 46 in realtà, Il rosso e nero di Stendhal, Storia di una capinera, La biblioteca dei morti, La legione dimenticata, in realtà questo libro di Ben Cain non l'ho dato via perché non mi sia piaciuto, ma perché avevo un'edizione diversa dagli altri due volumi. Quindi quando poi su Amazon ho trovato la primissima edizione, quella bella cartonata, ho cambiato e quindi anche qui è uno scambio. Barbari di Alessandro Barbero, La verità sul caso Eric Ebert, Sashenka, Storia d'Europa nel secolo XIX, L'uomo che cambia i cieli e Il profumo dell'oro. Di tutti questi libri bene o male ve ne ho parlato in qualche recensione, anzi molti fanno parte anche degli autori del mese, quindi non mi dilungo, però su quest'ultimo, Il profumo dell'oro, non ve ne ho mai parlato perché l'ho letto quando appunto non caricavo nulla sul canale e poi mi sono dimenticata pure la storia, però vi dico perché l'ho dato via, perché mi aspettavo un libro completamente diverso. Se ricordo bene, la storia parla di una ragazza che si chiamava Fiamma, che ha peraltro i capelli rossi come i miei, e che vive nella Firenze del 500, e suo padre è un orafo, e quindi lei riesce a imparare quest'arte orafa, cosa appunto generalmente interdetta alle donne, si innamora di un orafo a Roma o a Firenze, e poi diciamo che attorno a un gioiello si crea una sorta di mistero, però vi dico la verità, io sto mistero non l'ho capito.
La storia tra i due molto bella, molto passionale, molto focosa, ecco, parlando appunto di fuoco e di orafi, però ho sentito poco Firenze e poco Roma, quindi alla fine è un libro sì che è carino, ma non è che mi abbia lasciato proprio tutte queste emozioni tale da dire oh, me lo tengo a casa, no, su quello è stato abbastanza deludente. Quindi questi sono i libri su Bookmooch. Sul libraccio, qua proprio andiamo a recuperare dei libri, cioè mai più nella vita per la serie, sono molti classici in realtà. Allora, il primissimo è Pamela di Samuel Richardson, forse non ve ne ho mai parlato, è diciamo il romanzo da cui è partito tutto se parliamo da un punto di vista storico, cioè il vero e proprio romanzo di formazione nato con Pamela nel 1700. Ma la noia mortale, romanzo epistolare, io odio i romanzi epistolari, come sapete, cioè proprio no, quindi appena nessuno lo voleva sto libro, appena il braccio ha detto sì lo voglio, ho detto prenditelo, non me lo fare mai più vedere. La lettera scarlatta, anche questo mi ha molto delusa, dico la verità, trovato di una noia mortale. Diario di un seduttore, però qui è bella la storia, perché io avevo dato via questo libro, di cui adesso non ricordo neanche più la copertina. Poi su Bookmooch, un'autrice, per puro caso, mi ha dato, avevo chiesto un libro e lei me ne ha dato anche un altro, cioè Diario di un seduttore, che mi è piaciuto un po' di più, però alla fine comunque l'ho rimesso in circolo su Bookmooch, una persona me l'ha chiesto, io non trovo più il libro, quindi ad oggi questo Diario di un seduttore chissà dove è finito, ma in realtà non trovo neanche gli altri libri che ho messo su Bookmooch perché li ho messi in uno scatolo giù e chissà che fine avrà fatto, vabbè, uscirà prima o poi. E quindi per adesso questo seduttore è rimasto così a zonzo alla ricerca di un destinatario. Libro in libertà di Luciano Canfora, e vi dico la verità, adesso che ho letto il titolo mi sono ricordata anche la copertina, però una noia mortale sui libri, cioè un libro che parla di libri ma una noia. Noi e gli antichi, sempre di Luciano Canfora, perché dobbiamo leggere le cose del mondo antico anche qua una noia, ma proprio no. Jane Eyre. E lo so, qualcuno mi dirà, oddio, ma io a me non è proprio piaciuto. Come smettere di fumare? Io non fumo, ma siccome dovevo raggiungere la soglia dei 15 euro, tipo per dare al libraccio, mia madre, ho preso questo libro suo. La principessa sul pisello di Luciana Littizzetto, era molto simpatico, però l'ho dato via perché alla fine non era vitale nella mia libreria. Gente di Dublino di James Joyce, anche lì una noia mortale che non vi dico. L'esclusa di Pirandello, questo mi fu regalato e fui proprio io a chiederlo, in realtà, perché mi intrigava troppo la storia, però poi quando l'ho letta non mi ha detto nulla. Non l'ho dato via perché, diciamo, c'entrava qualcosa la persona che me l'ha regalato, assolutamente no, perché questa persona mi regalò due libri e l'altro ce l'ho ancora, quindi è proprio un problema di libro. Il De Ira di Seneca, un libro che avevo comprato, insomma, su come gestire la rabbia, l'ira, poi mi sono resa conto che non sono così rabbiosa, quindi non sapevo che farmene. Lettera sulla felicità di Epicuro, anche qui dato via, e un testo scolastico, cioè lettura alle carte geografiche. E poi appunto su Vinted, La casa delle bambole, che è un libro che mi era stato, diciamo, dato in collaborazione, però non mi ha mai detto nulla e quindi non sapevo che farmene anche lì. Quindi questi sono, diciamo, i libri che ho letto, o meglio, che ho letto e poi ho dato via perché non erano degni di stare nella mia libreria. Quindi insomma è un video, come vedete, molto veloce, un elenco più che altro, non aveva senso spiegarvi le singole trame. Quindi fatemi sapere se per caso avete letto uno di questi libri, se anche voi avete dei libri che veramente con tutto il cuore avete voluto dar via perché non sapevate più che farmene, e quindi insomma magari nasce fuori un dibattito. Quindi io vi ricordo, prima di salutarci, il video sui podcast è uscito la settimana scorsa e la prossima puntata insomma sarà dedicata ai libri che ancora devo leggere, il video della vergogna. Quindi se vi piace questo genere di video state connessi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quindi noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!